Ciao, l'idea per questo video mi è venuta dal fatto che poco tempo fa stavo misurando glicemia con il mio freestyle libre e mi ha dato errore del sensore e poco tempo prima avevo provato a mettere un nuovo sensore sul braccio, quindi applicato sul braccio e passando col lettore non riuscivo a misurare la glicemia o semplicemente a far partire la scansione, cioè i primi 60 minuti che sono necessari prima di avviare il monitoraggio della glicemia appunto tramite il lettore. Quindi da qui nasce l'idea di questo video, come risolvere i problemi per il freestyle libre. Ma prima ti ricordo che io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina che ha 22 anni, che si sta iscrivendo al terzo anno di medicina e che sono diabetico di tipo 1 da più di 15 anni. Nonostante questo ho vinto un campione italiano. Ma tornando all'argomento del video, oggi vi presenterò alcuni di quelli che sono gli errori che ho trovato, più comuni che ho trovato in rete e che ho verificato in prima persona e cercheremo delle soluzioni comuni. Cominciamo. Allineamento, ovvero durante le prime 24-48 ore il freestyle libre ha bisogno di un periodo di tempo per cui le glicemie non saranno precise o a distanza di poco tempo potremo avere misurazioni molto distanti, per cui ad esempio con valori anche superiori ai 50 mg di glucosio per decilitro. Quindi cosa si fa? Innanzitutto se si può calibrare, si calibra. Prima cosa. Seconda cosa, se questa situazione dovesse persistere oltre le 48 ore, 24-48 ore, ma in genere si sistema prima delle 48 ore, si può chiamare l'Abbot al numero di assistenza, il quale provvederà poi successivamente a sostituire il sensore dopo aver elencato quelli che sono i numeri di serie, quindi non buttate mai via le custodie e aver spedito loro il freestyle indietro, loro provvederanno a inviarmi uno nuovo. È importante però che prima di chiamare l'assistenza, che le differenze misurate tra il lettore e quelle misurate con lo striscio di sangue siano innanzitutto a meno di 2 minuti di distanza l'uno dall'altro, perché vi ricordo che poi il lettore presenta 15 minuti di ritardo rispetto a quello che è la misurazione capillare del sangue, per cui banalmente potrebbe essere questa differenza, potrebbe essere dovuta al fatto che la glicemia è in rapido spostamento verso l'alto, verso il basso, per cui le glicemie non coincidono, ma qualora le glicemie siano giuste e minori hanno distanze minori di 2 minuti, se hanno una differenza anche maggiore di 50 o circa 50, si può procedere quindi a richiamare l'Abbot per riferire appunto il guasto. Distacco precoce. Ci sono diversi video riguardanti come evitare il distacco del freestyle e dato che è un cerottino molto molto piccolo può essere che si stacchi, specie se si sta sotto l'acqua spesso. Il sensore è comunque progettato per stare immerso a una profondità di circa mezz'ora, a una profondità di 1 metro per massimo mezz'ora, quindi qualora si dovesse staccare per un malfunzionamento dovuto all'acqua, in questo caso è nuovamente sostituibile e come prima basta contattare l'assistenza. Qualora invece si prende dentro lo stipite di una porta e ti si cava, allora in quel caso la soluzione è un'altra, mettere dei cerotti protettivi adesivi più potenti, quindi che mantengano in modo saldo la presa alla pelle, alla cute, e in questo modo anche prendendoci dentro si evita di staccare il sensore. Per quali cerotti, cioè, vi lascio proprio il video su cui ne ho già fatti due di video su come evitare che si stacchino i cerotti, però nel secondo video consiglio dei cerotti in particolare che uso tra l'altro anch'io, su cui mi trovo molto molto bene. Seconda cosa, ad esempio il posto in cui si mette il sensore. In questo momento io il sensore non ce l'ho, però invece di metterlo magari sulla parte più esterna, metterlo dietro si evita di prendere dentro ad esempio gli stipiti delle porte quando si passa da una stanza all'altra. Altro difetto che non è molto frequente ma a volte succede, per cui è nuovamente sostituibile il sensore, è quando resta l'ago inseritore. Magari non vi è capitato, ve lo auguro, ma qualora vi fosse capitato vi lascio una foto per spiegarci tutti meglio. E si vede proprio un pezzettino di plastica che rimane attaccato al sensore, che sarebbe la parte di ago che normalmente viene ritratta dall'inseritore che si usa per applicare il sensore alla cute, mentre se non viene ritratto, appunto si può rimuovere e rimandare alla Abbot che provvederà con la sostituzione. Un altro problema può essere legato ad esempio alla fuoriuscita di sangue, quindi qualora durante l'inserzione si venisse colpito un capillare potremmo assistere a una fuoriuscita di sangue, in questo caso con del cotone o con una garza si procederà, o banalmente in un fazzoletto si procederà a rimuovere il sangue in eccesso, ma può essere che la formazione di un coagulo non permetta delle corrette misurazioni della glicemia.
Non solo, può essere che però ci metta più tempo ad allinearsi e che successivamente le glicemie riprendano in modo stabile. Qualora invece non fossero stabili, si può procedere a contattare l'assistenza che vi consiglierà le cose migliori da fare in questo tipo di situazioni, in quanto è molto variabile, cioè in base poi alla situazione da caso a caso. Smanettando in giro ho trovato anche una tabella che fornisce quali sono alcuni errori e a cosa sono dovuti. Ma non c'è scritto molto se non informazioni un po' base, come ad esempio errore del sensore e il sistema non è in grado di fornire un valore di glucosio per cui eseguire una nuova scansione entro 10 minuti, oppure valore del glucosio non disponibile, il sensore è troppo caldo, troppo freddo, spostarsi in una posizione in cui la temperatura sia appropriata eseguire una nuova scansione entro pochi minuti. Vabbè, sensore, oppure il sensore già in uso, sensore terminato. Vi sono altri errori, come ad esempio errore E1. In questo caso la temperatura è troppo alta, troppo bassa perché il lettore funzioni correttamente. Comunque, se voi prendete il lettore, andate smanettato un attimo, andate su impostazioni o su errori, mi sembra che so che si possono vedere, l'avevo guardato un paio di volte, adesso mi sfugge. Comunque si può andare, basta cercare banalmente su Google come fare, ci vuole un attimo. In questo caso, ad esempio, dell'errore E1, spostare il lettore di strisce in un luogo in cui la temperatura rientra nell'intervallo operativo della striscia per verificare l'intervallo appropriato. Successivamente, attendere il lettore di strisce raggiunga una nuova temperatura e ok. Qualora invece ci trovassimo di fronte ad un errore del lettore, cosa dovremmo fare? Dovremmo spegnere il lettore, ripetere il test con una nuova striscia e, se l'errore si verifica nuovamente, contattare l'assistenza clienti. Vi sono quindi una serie di errori, ad esempio, ne leggo un altro, E5, il sangue è stato applicato sulla striscia troppo presto, E6, la striscia potrebbe essere non compatibile con il lettore, E3, gocce di sangue troppo piccola, procedura non corretta, oppure potrebbero esserci dei problemi con la striscia, e così via. Qua ci sono davvero un'infinità di errori, per cui vi lascio il link dove potreste verificare voi in prima persona qual è il vostro errore e l'eventuale cosa fare, perché sennò veramente avrei un video di lungo 40 minuti, mezz'ora. Se no, se volete, facciamo un video in cui vi leggo tutta la tabella, ma secondo me è inutile. Fate prima leggervela voi la tabella e cercare cosa vi serve. Vi lascio il link della tabella comunque o in descrizione o sotto nei commenti. Qualora mi dimenticasse, basta che mi scrivete un commento e la metto subito. Quindi, facendo un breve sunto di questo video, abbiamo visto alcuni errori tipo che possono succedere e cosa fare per risolverli. Ti ricordo, prima di lasciare questo video, di iscriverti, lasciare un mi piace e eventualmente commentare. Se mi dimentico, di mettere il link nella descrizione, ma non solo, qualora tu avessi dubbi, domande, perplessità o domande riguardanti altre informazioni legate al diabete che non riesci a trovare, su cui magari potremmo prossimamente registrare un video. Ti ricordo inoltre che sul canale sono presenti una serie di video legati al tema del diabete, quindi la gestione della glicemia, lo sport quando si fa attività fisica, alla dieta, ai nuovi sensori, quindi un video come ad esempio questo. E credo di averti detto tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!